Buongiorno ragazzi, oggi siamo di pulizie, pulizie. Vogliamo le zie pulite. Mo vabbè, diamo una botta fuori a Turbo e un'aspirata dentro perché ieri mi sono fatto per dietro, mi sono pulito bene bene a mano, a mane. Perciò niente, gli diamo una pulita e poi volevo parlare di una cosa, volevo parlare di una cosa e mi è venuta in mente così, tanto per, dai, bella. Allora, regà, una bottarella fuori gliel'abbiamo data. Giusto sulla cabina, perché vabbè, il ristante era abbastanza pulito. E volevo spostare un attimo a dargli una mezza aspirata, se ci riesco. E così almeno gli do una botta qui dove manca dentro la cabina. E abbiamo finito, così almeno è pulito. Pulito. Niente qua sopra, no? Allora, mentre c'ho Turbo al sole che si asciuga, e oggi c'è veramente una bella giornata, stranamente, e così almeno c'ho pure i pannelli in porzone, almeno si ricaricano pure quelli. Gli do una botta dentro e bevo ora ragguagliare su un lavoretto che mi è venuto in mente mentre pulivo. Ci ho detto, sai che c'è, è una cosa fattibile. Ho visto qualche altro collega che l'ho fatto, ci volevo proprio pure io, così almeno gli davo una rinfrescata, dai, andiamo così. Vabbè regà, fatemi compagnia, io qui devo pulire, non è che posso stare a parlare con voi, io devo pulire e basta, mo state qua insieme a me. Allora, raga, dopo questa bella sudata, però ci vuole, ci vuole. Soprattutto in ambienti piccoli così, la pulizia, raga, ci vuole.
Non è una macchina e tu dici, vabbè, ma la faccio domani. Oh, ma la faccio dopo domani, cioè qui ci vivete, c'è estate, perciò da polvere in poi è roba che respirate tutto. Quello che io invece vi volevo parlare è che mi è venuta in mente sta cosa che fa il linoleum, vabbè, il pavimento del camper praticamente. Qui c'è un vecchio linoleum fatto tipo come i vecchi uffici della volta, non so se ci avete presente quel disegno e quel colore orripilantesco, vabbè, oh, c'ho pure 30 anni. E perciò ho pensato, ho detto, visto che volevo fare a Dima, proprio per tutto il camper, proprio volevo fare la dima così come sta, poggiarlo per terra e eventualmente incollarlo. E quindi volevo fare sta prova, volevo proprio rifare in modo che così almeno gli levo sta finta moquette antica che c'è sta sotto. L'ho vista montata, ho visto qualche foto e ho visto pure dove la posso reperire. Perciò prenderò un pezzo direttamente, che ne so, 2,4 m, esempio, devo via ancora le misure. 2,4 m e faccio la dima direttamente dentro col cartone. La prendo, la metto per terra e gli rifaccio il tappeto. Perché ho scelto il linoleum e magari non che ne so, un parquet, che ne so, di quelli laminati, di quelli che si tagliano, o magari ti metteci un tappetino, che per l'isolamento è da paura, nel senso che l'inverno rea non è freddo come quello, beh, dà pure un'altra sensazione, magari stando a piedi scalzi sul pavimento, ma non è tanto quello che mi preme, essendo che comunque io c'ho un cucciolone, perciò già con i peli, con tutto quello che può magari concerne il fatto che beve, perde peli, magari schizzi, ma pure tu, cioè, ma pure noi personalmente, nel senso che magari stiamo a cucinare, casca qualcosa, o entri che magari sei frascico dell'acqua, che magari tu, ovvero sì, te levi le scarpe all'ingresso, perché io tante volte questo discorso lo metto pure in conto. Però regà, moquette, c'è sta un sacco da sistemare, un sacco da stargli dietro, e per una vita come la mia non è adeguata, tutto qua, niente di più, niente di meno. Quindi ho pensato a un linoleum, disegno di poi del legno, un legno chiaro, perciò che mi dà un po' più pure di luce, e volevo mettere quello. Non so se potrebbe essere una bella idea. Sicuramente lo dovrò fare, lo farò, perché è una questione pure d'estetica, oltre che, anche se questo non c'ha graffi, non c'ha tagli, non c'ha buchi, perciò non è che sta messo male, devo essere sincero, non sta messo male, è da vedere come posso giostrarmi questa situazione. Insomma, mi piacerebbe dargli sto tocco di gioventù, tra parentesi. Non lo so se vedete come è fatto il linoleum che c'ho dentro. Sto finto perché sembra sto finto moquette della morta, insomma. Sta messo bene, ma non è quello che mi preoccupa più di tutti, insomma. Altra cosa che dovrò fare, che mi avete praticamente consigliato in 50, sarebbe quella di, in poche parole, devo comprare un microfono, che così almeno col microfono mi sentite meglio. Insomma, tante volte a me mi capita di fa video così, e magari non si sente niente, o si sente la voce bassa, o magari mentre sto a guidare, che praticamente sarebbe l'80% dei video che faccio io,
non si sente abbastanza bene, quindi mi hanno detto: oh, dai, via sto coso, sto microfono, così così uno può trovare pure su Amazon, quindi basta piarlo e montarlo e vedere come funziona, insomma, tutto qua. Voi sapete che io sono abbastanza qua Amazon, proprio così. Quindi finisco col fatto che vedremo come riesco a fare questo lavoretto, non sarà una cosa tra l'oggi e domani. Voglio vedere insomma il lavoro finito com'è, voglio che lo vedete pure voi e voglio fare un video per farvi vedere insomma come potrei lavorarlo io e come potrei metterlo io, insomma tutto qua. E così mattino che vedo, metto lì. Oh, io ho visto montato. Oh, che bello. Ah, altra cosa che mi sono scordato. Volevo fare scritte. Voi che pensate? Dicevo, scritte che te servono? Sì, però fuori turbo è abbastanza anonimo. Per carità, per come sono fatto io, lascerei anonimo. Però mi piacerebbe magari, ecco, adesso prossimamente che andiamo in giro, volevo. Magari se mi incontra qualcuno fuori o mi vede qualcuno fuori, insomma, sono contento magari di scambiarci due chiacchiere, insomma. A parte che io faccio video praticamente se può di giorno per giorno. Perciò, ecco, se monto il video la mattina, la sera o al pomeriggio lo potete vedere o la sera lo potete vedere. Perciò i miei non è che sono video molto elaborati, i miei sono video più che altro è un vlog personale, insomma, non, come ho sempre detto. Perciò penso che magari ecco più avanti vedrò aggiornato su dove starò. Se volevamo vedere pure per un piatto di pasta, volentieri, insomma, tenetemi presente perché a magnà qui c'avevamo paura. Perciò volevo fare le scritte, cioè volevo far mettere, cioè volevo fare le scritte e comunque le fa la compagna mia che ci abbiamo. I materiali per fare sta cosa è solo da ingegnarsi e da farlo, da fermarsi 2 minuti e da farlo come pensavo di prima. Perciò volevo fare sta cosa, fare una scritta o un logo, o rifare il logo che ci abbiamo noi praticamente. Non so dove attaccarla, non so se metterla sul vetro, non so se metterla fuori, non so se metterla dentro, non so se metterla di lato. C'ho mille cose in testa che mi frullano, ma. Poi io sono strano, cambio idea ogni 2 minuti, mi piacerebbe metterlo lì, là, là, lì, là, ma non si può fare, mi fa una cosa un po' più carina. E perciò, insomma, sul punto di vista artistico mi butto sulla mia dolce metà, che lei sicuramente lo saprà meglio di me, anche perché se no mi mena, cioè, non è che c'è poco da fare, io mi raccomando, non lo dite a nessuno, mi mena. Vediamo un attimo come se può risolvere tutto qua. Tuoi pensieri, questi sono i pensieri della vita, proprio dove te scritte. E niente, raga, io come sempre vi ringrazio, vi saluto, vi mando un abbraccione forte e ci vediamo prossimamente allora, al prossimo video. Ok, raga, bella.